Bentornati al blog del Docco, benvenuti se si tratta del primo incontro. Nel video precedente si rileggeva Cappuccetto Rosso, la fiaba, in un'ottica psicanalitica. La cosa curiosa è che proprio mentre parlavo in quel video immaginavo cosa potesse dirne una persona di quelle scatenate sulle questioni di patriarcato o di cancel culture, e pensavo di come la lettura di Cappuccetto, che portava all'emersione di elementi patriarcali, sessisti, se non venisse contestualizzata al tempo in cui venne scritta, potrebbe portare a un ban, a una riscrittura, a bruciare libri in piazza. Io, in effetti, mi sono sempre tenuto, devo dire, un po' in disparte rispetto a questi temi della cancel culture, e vi dico il perché. E vi dico anche perché qui parlo, perché rompo il silenzio, essenzialmente perché è ostico essere omertosi e contemporaneamente avere stima di se stessi. Allora, cosa penso della gente che pretende di riscrivere i fratelli Grimm, perché sono sessisti, di quelli che non vogliono il David di Michelangelo perché la statua ha il pene esposto? Cosa penso di chi tira giù le statue di personaggi storici che in vita abbiano compiuto cose inique? Chi ipersessualizza i bambini indottrinandoli anzitempo con temi gender o agender, quello che è. Allora, io sono anni che studio i quadri abnormi di personalità, le caratteropatie, la psicopatologia e anche la psicosessuologia più, come dire, arcana. Ci ho scritto un'intera enciclopedia di pratiche sessuali, parafilie inusuali, estreme, rare, talmente poco studiate che io stesso ho dovuto coniare dei termini perché l'italiano mancava letteralmente di una terminologia. La cosa, come dire, simpatica delle perversioni, delle anormalità sessuali, è che esse vivono nel crepuscolo e sono anche in parte contente di vivere in questa penombra. Così fanno un po' quello che pare a loro senza troppi giudizi, regole e ordini, perché la normalizzazione, l'essere portati alla luce, è una delle forme con le quali il potere cerca di governare ogni cosa, ivi compreso il sesso, facendoli perdere attrattiva. Ecco, cosa penso quindi della cancel culture e compagnia bella, visto questa premessa, che mi aiuta a dire che penso che queste cose siano una grave anormalità, una pesante perversione di carattere e sociologica che tramite una grande energia datagli dalla sua implicita negatività, aggressività e violenza, pretende di farsi ideologia politica, di invadere gli spazi sociali e, secondo la stessa logica del God mit uns, scusate se l'ho pronunciato male, tedesco, bruciare libri nelle piazze, se non le persone stesse, perché se hai la verità dalla tua parte, non esiste reato che non possa essere condonato. E la Chiesa delle feroci inquisizioni lo sa bene. Mi tengo debitamente alla larga da questo confronto perché, ve lo dico con la massima sincerità, sono realmente terrorizzato da queste persone. So che se mai avessero potere, una persona come me dovrebbe fare le valigie e scappare lontano, esattamente come fecero gli ebrei, quelli che ce la fecero, fuggendo in Inghilterra e negli Stati Uniti per salvarsi dai nazisti. Per quello che vale il giudizio di uno che studia psicopatologia da tipo 30 anni, sì, io avverto la pericolosità sociale e il disagio mentale di questi soggetti pari a quello dei nazisti. E la loro agenda è tanto più obliqua e spaventosa quanto più dissimula il livore e la violenza attraverso sistemi antitetici, ovvero la tolleranza, l'inclusione, la comprensione, la salvaguardia, così come tutti i fascismi, d'altronde, hanno fatto le peggiori cose vendendole come qualcosa fatta per il meglio della società, per ottimizzarla, per renderla migliore. Io sono anche spaventato dal fatto che venga dato spazio di espressione a queste persone, che le si ascolti, che le si dia spazio non su internet dove ci siamo tutti, ma su giornali e trasmissioni che hanno davvero un impatto etico-morale sulla popolazione, non come me, su YouTube. State facendo un grave errore se credete, cioè non è vero che tutti debbano avere spazio ed essere ascoltati. Si ascolta e si dà spazio a chi rispetta i fondamentali diritti dell'uomo, la libertà di espressione, la storia, la cultura storica.
Qui si sta dando spazio a soggetti alterati, altamente nevrotici se non scompensati, comunque aggressivi, negativi. Qui abbiamo gente che ti dice cosa devi fare e soprattutto come ti devi sentire emotivamente, che poi vuol dire sentirsi male se non fai quello che ti dicono loro di fare o di pensare come la pensano loro. Io vi ripeto, forse è una cosa mia, ma è una cosa che mi spaventa molto, mi ricorda le dimensioni settarie più cupe, la misticizzazione della violenza, come i nazisti, ripeto, cioè rendere l'oppressione bella e sacrale, missionaristica, metafisica nella sua espressione anche esistenziale e universale. L'incommiabilità dell'intolleranza verso chi non la pensa come te, poi in maniera circolare viene confermata da chi condivide le tue idee e chi sta al di fuori del cerchio è nemico, secondo la più squisita logica paranoide. Perché io sento che dovrei scappare nel caso queste persone arrivassero al potere? Ma perché le persone più in pericolo non sono quelle dalla mentalità chiusa, cioè quelli che in apparenza sono il primo target di critica. La gente che ragiona secondo schemi mentali è facilmente riprogrammabile, che ne possa pensare. Il limite di queste persone è proprio una rigida scheda di memoria che può essere cambiata attraverso tecniche di indottrinamento, pressione sociale, farti sentire a disagio, sbagliato, eccetera. Gli omofobi, i razzisti, i veri sessisti sono persone ignoranti e ignorante vuol dire che hanno tanti slot mentali vuoti, peraltro. Non hanno una nozione, basta inculcargliene una nuova, basta vendergliela in qualche modo. No. Quelli più in pericolo sono proprio le persone dalla mentalità più aperta, più propense al dialogo, alla dialettica e al confronto. I sistemi mentali ideologici, per quanto vi gettino il fumo negli occhi del farsi credere libertari e inclusivi, non sono mai propensi alla libertà di opinione, perché questo tipo di libertà li mette facilmente in crisi e ne limita la portata. Le persone davvero libere, perciò, per essere demolite, devono prima essere schernite e vilipese, in modo che la collettività non voglia più associarsi a loro. Quindi marginalizzati e soppressi socialmente, poi se c'è margine, anche fisicamente. L'ideologia agisce così. L'ideologia non è un'idea. L'ideologia non ha l'elasticità che ha l'idea. L'ideologia è fideismo, ha dei perimetri, non è filosofia che invece è un sapere aperto al confronto esterno. Ma mi viene da dire, in fondo, o penserete, gente così c'è sempre stata, settaria, invasata, paranoide, fomentata. Ora però, per dei motivi che forse non è neppure troppo difficile indagare, si è riusciti a far passare l'idea ideologica che debbano essere ascoltati, che non ascoltare tutti, a prescindere dal senso e dal progetto sociopolitico, sia una cosa esecrabile, fascista, sbagliata, benché poi la loro agenda è già palesemente sintonizzata sul fatto che se avessero potere completo questi coprirebbero le statue, brucierebbero i libri e silenzierebbero gli oppositori. A me fa molta paura questa cosa. Qualcuno mi dirà, ma tu stai mettendo insieme cose diverse, la cancel culture, i guerrieri della gender, gli iconoclasti. Sì, sì, vi metto tutti insieme, per me siete tutti uguali, nel senso che mi fate tutti paura allo stesso modo. I vostri sguardi messianici, da Squeaky From, della Manson Family, sono i medesimi. D'altra parte, sapete, egoisticamente, io non ho figli, ho quasi 50 anni, se pensassi solo al mio interesse privato potrei anche fregarmene. Ma chi ha figli, chi ha la necessità di strutturare un futuro migliore, io dico state attenti, non sottovalutate queste cose, lo dico davvero. Alla prossima.